All'interno della manifestazione Noi ci siamo Village viene inserita la presentazione della nuova squadra biancoscudata. Numerosi tifosi tra il pubblico che hanno applaudito e incoraggiato i ragazzi della Nissa sul palco. Si aggiungono tanti nuovi giocatori, mentre qualcuno viene riconfermato dallo scorso anno. La nuova squadra segna dunque un nuovo inizio, dopo le grandi soddisfazioni ottenute nella stagione passata, pronta ad affrontare il campionato d'eccellenza. Sommato, quello che ci prefiggiamo è riformare di nuovo una famiglia dove società e giocatori diventino un corpo e un'anima. E da questo passa però da una stagione strepitosa dello scorso anno. E il timoniere dello scorso anno è stato il mister Cartone, che voglio ringraziare pubblicamente e che tutta la società lo fa, perché è grazie anche a lui che oggi siamo qui in eccellenza. Oggi siamo con un altro timoniere, che è il mister Alessio Sferrazza, e ci accingiamo a fare questa avventura. Gli occhi su di noi sono tanti, sono diversi, le ambizioni sono anche di un certo livello, però non perdiamo mai la testa, nel senso che la cosa che ci interessa è dare una continuità a questo progetto. Il progetto Nissa, che da 4 anni per ogni anno ha avuto una categoria diversa, si ritrova oggi a fare questo passo importante dell'eccellenza, quindi l'ultimo livello a livello regionale. E da lì i diversi giocatori che abbiamo preso per quest'anno, e la cosa che più ci interessa è ben figurare e portare il nome di Caltanissetta con il giusto stile che ci ha contraddistinto in questi anni, quindi portare in alto questo nome che oggi ci sentiamo di rappresentare e lo facciamo ben volentieri. Sono tante le aspettative riposte su una squadra che dovrà mostrare tutto l'impegno e talento già a partire dai prossimi appuntamenti, cercando di non perdere di vista il proprio obiettivo. Far bella figura nel campionato eccellenza, da ieri che già ci alleniamo sotto il sole cocente, quindi anche i ragazzi stanno soffrendo, diciamo, le temperature, perché faremo delle doppie sedute fino al 20 di agosto. E già dal 31 avremo il primo impegno, che è la prima amichevole contro il Licata. Ancora non sappiamo se giochiamo in casa o fuori casa, ma sicuramente avremo questo primo impegno. E dopodiché ci accingiamo alla prima Coppa Italia, che sarà il 28 di agosto, con il ritorno il 4. A questo punto la società mi ha chiesto di passare il turno, ce la metteremo tutta, anche perché i ragazzi sono ben vogliosi di fare bella figura in questa grossa piazza. Sono pronti a scendere in campo i componenti della squadra biancoscudata, anche grazie al sostegno caloroso dei propri tifosi. Beh, l'emozione generale penso sia entusiasmo, voglia di fare, voglia di vincere, quella che comunque è nascosta dietro ogni allenamento, dietro tutte le volte che ci vediamo, sia nello spogliatoio sia fuori. L'emozione portata dai tifosi è anche qualcosa che ti trasmette, diciamo, un senso di appartenenza, una voglia di dare sempre il massimo, oltre che per se stessi, quindi oltre l'agonismo, quindi per la città, per il pubblico, per il ragazzino che viene, per l'idolo che diventi per lui poi. Quindi diciamo che il sentire la città vicino non fa altro che amplificare ancora di più le emozioni positive che può portare un gran gruppo volenteroso come questo.